Venus Engine 4, 16 megapixel, registrazione in Full HD e ovviamente la Panasonic Lumix GH2 che è stata appena presentata e ce l'abbiamo adesso fra le mani qui in fotopina. Registrazione stereo, uscita HDMI, uno schermo posteriore orizzontabile, rotabile da 3 pollici, lo schermo di tipo touch ovviamente. La registrazione abbiamo già detto è in formato Full HD 1920 per 1080 a 58 gradi al secondo, 50 interlacciato. Abbiamo a disposizione la selezione autofocus mediante il touch direttamente sullo schermo, sono 460 schermo e 2800 di spostabilità fotografica. Questa fotocamera, questo videocamera, questa taglia, compatibile con le lenti Lumix, ormai è probabilmente il modello di questo strumento, oltre ovviamente a tutto il materiale 3D, quindi schermi e lenti per la ripresa, oltre a camere che la casa offre. Lumix GH2 molto interessante. Questa è la famosissima lente 3D di Panasonic, adattabile a tutte le Lumix. Sulla nuova GH2 ovviamente la modalità di ripresa 3D è interna alla fotocamera. La tecnologia molto interessante sfrutta praticamente le porzioni del fotogramma, quindi del sensore, per generare un'immagine tridimensionale. La doppia lente aiuta a questo processo. Molto compatta ed effettivamente molto interessante.